È un territorio molto impegnativo, effervescente, ho trovato un contesto di collaborazione istituzionale veramente molto, molto interessante. C'è una grande coesione con gli altri attori della sicurezza, sotto la cabina di regia della prefettura, con le altre forze di polizia stiamo portando avanti un'attività veramente molto intensa che non trascura di utilizzare tutti gli strumenti diciamo così, nella disponibilità, ecco, dello Stato per cercare di aumentare, insomma, la sicurezza su questo territorio, combattere i fenomeni criminali sia comuni, insomma, e quindi che riguardano la criminalità diffusa, fino ad arrivare chiaramente, insomma, ai fenomeni di criminalità organizzata che sono anche quelli più allarmanti e che in qualche modo richiedono anche uno sforzo e delle competenze maggiori. L'Arma dei Carabinieri quest'anno con il calendario del 2023 ha deciso di dedicare alla natura il tema da sviluppare, insomma, e da raccontare con le 12 tavole affidate allo studio, diciamo sì, un'azienda visionaria, insomma, che si occupa di grafica, che è l'Armando Testa Group. Le tavole del calendario sono anche accompagnate dai racconti di un giornalista e scrittore, nonché divulgatore scientifico molto famoso che è Mario Tozzi. Come potete vedere, insomma, dalle immagini del calendario, insomma, si è riusciti a coniugare un po' quelli che sono gli elementi caratteristici delle nostre uniformi, dei gradi, insomma, delle nostre uniformi con quelli che sono gli elementi della natura che sono stati realizzati appunto dall'Armando Testa Group.